Il Palazzo dell'Artigianato a Guardia Grele per 3 giorni ha ospitato la rassegna Artigianato Artistico e Sapori d'Abruzzo, giunta alla sua 7ª edizione. Convegni, incontri a tema, laboratori, show cooking, per far conoscere eccellenze enogastronomiche del territorio. Un percorso tra oggetti d'arte e prodotti tipici che ha richiamato tantissimi visitatori. Accolto dal presidente dell'ente mostra dell'Artigianato Artistico, Gianfranco Marsibiglio, ha visitato la rassegna l'onorevole Luigi Deramo, sottosegretario all'agricoltura, che ha ribadito l'interesse a tutelare i prodotti di qualità e l'agroalimentare made in Italy. L'Abruzzo, Guardia Grele, così come tantissime altre realtà nella nostra regione, si confermano quali realtà che producono eccellenze a livello nazionale, internazionale e mondiale. Quindi ogni nostro sforzo chiaramente deve essere quello nei prossimi 5 anni di sostenere, ampliare, aiutare, mantenere la storia, la cultura, la tradizione, la qualità anche dei prodotti agroalimentari che l'Abruzzo, ma il sistema paese, produce. Noi dobbiamo difendere con determinazione, con convinzione il Made in Italy e spiegare al mondo intero che non ci potranno mai essere iniziative di omologazione di massa con l'introduzione di prodotti che andrebbero a distruggere le nostre filiere agricole, le nostre filiere economiche, le nostre realtà che tra l'altro sono fatte dallo sforzo, dalla passione, dalla determinazione, dallo studio degli italiani, delle nostre aziende, delle nostre realtà artigianali e delle nostre realtà agricole. Quindi difendiamo con convinzione il Made in Italy e quello di Guardia Grele questa sera ne è un esempio, ma soprattutto una sintesi. Quindi artigianato, prodotto locale, agroalimentare, storia, cultura e la bellezza della nostra regione e la bellezza del paese Italia. Una rassegna riuscita, soddisfatto il presidente dell'ente mostra Gianfranco Marsibiglio. Di anno in anno la rassegna, la manifestazione si afferma sempre di più. C'è la soddisfazione degli artigiani perché hanno modo di far vedere le loro creazioni artistiche, ma c'è anche la soddisfazione dei produttori, delle tante cose buone che abbiamo in Abruzzo. E quindi sono due valori, un patrimonio importante da far conoscere a chi non conosce il nostro territorio e da far apprezzare a chi invece, noi abruzzesi che questo territorio lo conosciamo, lo viviamo quotidianamente.